Vivere e raccontare, puntata numero 362. Sono le 10:38 del 15 novembre 2022 dagli studi di Aracne Cucchi ad Abuccioni e in collegamento con noi il Gruppo Atlante 2000. Questa mattina il presidente, l'architetto Daniele Bellu, è una delle componenti del gruppo, la signora Teresa Catalano, che si occupa dei comitati cittadini, del coordinamento anche con altre associazioni. Oggi continuiamo il discorso del progetto sicurezza e del piano turistico, le loro connessioni con i servizi di polizia organizzati in maniera talvolta insufficiente. Architetto Bellu, buongiorno. Come questa connessione tra il servizio di polizia non pianificati o comunque pianificati, come dicevamo, in maniera insufficiente, come lei ha dimostrato che spesso accade, qual è la connessione anche con il piano turistico? Sì, allora diciamo che questo il progetto sicurezza è il primo progetto più urgente da attuare della piattaforma di progetti del gruppo Atlante 2000, quella piattaforma che noi abbiamo proposto all'onorevole Meloni e al presidente Mattarella. Io infatti ho chiesto un incontro, lo chiederò ancora, all'onorevole Mattarella perché mandi un messaggio alle Camere e dica che c'è quest'area progettuale molto importante, molto efficace, che può portare ad una riforma efficace, diciamo, della struttura di funzionamento dello Stato italiano. Questo grazie, questo progetto di sicurezza l'ho redatto grazie alla mia esperienza quarantennale nelle forze di polizia, quindi conosco bene il funzionamento purtroppo precario delle forze dell'ordine italiane. Non per una mancata volontà dei poliziotti, dei carabinieri, ma proprio per un carattere, diciamo, precario della struttura di sicurezza che è vecchia e va riformata. Allora, un punto molto importante di questa struttura è la pianificazione dei servizi di polizia, che come dicevamo prima è almeno insufficiente o inesistente in determinati casi. Ma questo da che cosa deriva? Deriva dal fatto che purtroppo le forze sul territorio sono troppo poche, per cui fare un piano risulta difficile. Quando in una provincia come Vicenza abbiamo due o tre volanti, il piano è inutile redigerlo, sono due, uno la mettiamo qua e uno là, non ci può essere fatto un piano organico. Dobbiamo farlo invece quando ci sono molte forze e allora queste molte forze, come noi abbiamo previsto con il recupero del personale, nel Veneto, per esempio, portiamo in campo 400 volanti, 400 unità poliziotti di quartiere e 400 unità investigative. Si comprende bene allora che con queste forze ingenti occorre redigere un piano che sia previsto per i vari settori di decentramento provinciali, per le varie province e coordinato in ogni regione. Con il coordinamento poi sovraregionale. Scusi se la interrompo, ma nel piano sono previste anche nuove assunzioni, cioè il potenziamento anche delle forze di polizia? Eh beh, è previsto sì, come ho detto prima, con il recupero degli oltre 200.000 uomini, delle 400.000 che sono, dei 400.000 che sono l'organico delle forze di polizia, noi recuperiamo almeno 200.000 uomini al servizio attivo. È un esercito, è un numero ingente di persone che vanno distribuite sul territorio e vanno a potenziare quei settori come il settore volanti, il settore poliziotti di quartiere che sono assolutamente insufficienti. Adesso in Veneto ci sono 25 volanti e 25 unità poliziotti di quartiere per la Polizia di Stato, più alcune dei carabinieri, ma voi capite che queste forze sono insufficienti in un regime democratico. Nel regime democratico ci vuole il controllo del territorio, ci vogliono molte forze, cosa che invece non è necessaria in un regime dittatoriale. Con Hitler e Mussolini non era necessaria la rete capillare ai volanti, perché la sicurezza la si gestiva con le percosse e con le torture e con il terrore. E quindi era molto agevole farlo con poche forze sul territorio. Invece il regime democratico, ripeto, è necessaria una capillarità, una forza notevole sul territorio che controlli tutte le attività illecite che vengono commesse. Allora tutti comprendono che con queste forze noi controlliamo tutto sul territorio, anche il minimo reato che viene commesso, ed avremo allora il crollo verticale del crimine.
Questo stesso sistema è stato adottato anche in America, anche da un sindaco di New York, è Giuliani, che tutti conoscono di origine italiana. Lui proprio aveva attuato questo stesso criterio, il controllo capillare del territorio. E allora la pianificazione deve essere fatta per i tre settori: settore volanti, settore poliziotto di quartiere e settore attività investigative. Con dei piani che devono essere, ripeto, di settore di decentramento provinciale, provinciali, regionali e interregionali. Con questa organizzazione ferrea, noi siamo certi che il crimine avrà un crollo verticale, con naturalmente un vantaggio notevolissimo per la sicurezza, per le vite umane che vengono salvate e per gli oltre 600 miliardi di euro che vengono persi ogni anno per l'illecito di genere. Questi sono dati Istat, non me li invento io, e quindi voi capite bene, questa enorme ricchezza verrebbe ad essere recuperata e impiegata in attività produttive e di investimento di altri settori. Grazie, grazie architetto Bello anche per questa spiegazione così incisiva proprio di questa anche nuova organizzazione e pianificazione delle forze di polizia. Signore Catalano, abbiamo visto proprio come questa attività del gruppo Atlante 2000 va proprio a incidere anche nella vita, poi nella quotidianità dei cittadini. L'architetto Bello faceva riferimento anche ovviamente a come è organizzato una democrazia e quindi anche questa necessità di controllo del territorio anche ai fini, insomma, di sicurezza e ai fini turistici. Secondo lei è importante comunque promuovere queste attività, le vostre iniziative tra i cittadini? Lei coordina, insomma, i comitati, anche le varie collaborazioni tra le associazioni? Sì, certo, desideriamo formare e diffondere la notizia della necessità di un comitato dei cittadini e di associazioni culturali per sollecitare Parlamento e Governo ad approvare il progetto Sicurezza di riorganizzazione delle forze di polizia. E poi gli altri sei più urgenti, già illustrati con questa rete televisiva, alla fine di ottenere uno Stato più efficiente di quello attuale, che sappia porre elevati obiettivi di sviluppo e raggiungerli in tempi brevi. In particolare, dovrà essere approvato subito al progetto Sicurezza anche il piano turistico di sviluppo economico dell'Italia, con la sua premessa normativa data dal progetto citato, i 5 libri della tutela dell'ambiente. Questa organizzazione della diffusione dei progetti si può mettere in relazione con i viaggi di Leonardo da Vinci, la cui partenza da Milano, occupata dai francesi, segnò l'inizio di un periodo di viaggi e peregrinazione che lo condussero a visitare più corti e città e lo fecero tornare per brevi periodi a Firenze. Ciò permise di diffondere le sue opere, proprio come facciamo noi del gruppo Atlante 2000, con la comunicazione e con i comitati di cittadini e di associazioni che vogliamo creare. Grazie, grazie al gruppo Atlante 2000, grazie alla signora Teresa Catalano, al presidente architetto Daniele Bellu. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare con il gruppo Atlante 2000. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno.